Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video! Oggi siamo qua per una recensione, nello specifico di una serie TV, ovvero di Fate, la serie TV delle Winx, oppure col titolo inglese Fate, ovvero Destino. Doppio modo di leggere la parola, quindi in italiano e in inglese, secondo me davvero bello. Si tratta di una serie TV italo-britannica originale Netflix basata sul cartone animato delle Winx di Ginny e Straffi. Si tratta di una serie TV VM14, quindi vietata a minori di 14 anni, di azione, magia e avventura. Il pubblico a cui è dedicata la serie è quello che guardava le Winx quando era bambino, che ora si trova ad avere circa 18-20 anni e vuole guardare una serie un po' più matura. Ecco anche spiegato il target dei VM14. Il contesto è il contesto moderno, infatti abbiamo smartphone, Instagram e addirittura si parlerà di Harry Potter. La serie è composta da 6 episodi di circa 55 minuti, un'ora ciascuno. La seconda stagione non è ancora stata confermata ufficialmente, ma uno degli autori e scrittore ha detto che sta già lavorando sulla seconda. La serie è godibile sia da chi ha visto, che si ricordi o meno, il cartone animato, sia da chi non l'ha visto. Questo video sarà diviso in due parti, la non spoiler e la spoiler, a loro volta suddivise in altre due parti. Nella prima parleremo della serie TV da sola, isolata, come se fosse una qualunque serie. Nella seconda parte invece parleremo della serie confrontata con quello che è il cartone animato. Ne parleremo tanto anche perché sono più le differenze che le somiglianze. E alla fine avremo anche un piccolo momento teorie. Ok, direi di cominciare con la trama. Bloom è una fata del fuoco che si recherà ad Alfea, una scuola di magia, per imparare a controllare i suoi poteri. In questo mondo i poteri dipendono dalle emozioni. Più sono forti, più la magia è potente. Ma le emozioni negative generano dei poteri forti ma altamente incontrollabili. Alfea è una scuola sia maschile che femminile e comprende anche l'Accademia degli Specialisti, dove si allenano a combattere persone non dotate di poteri magici. Bloom è alloggiata nella suite delle Winx e le sue compagne di stanza sono Terra, Musa, Aisha e Stella. Il mondo magico o altro mondo è minacciato dai bruciati, che erano scomparsi tanti anni prima, ma ora sono ritornati. Ma loro non saranno gli unici antagonisti di questa serie. È una storia piena di segreti, magia e avventura. Le protagoniste sono le Winx, un gruppo che è inizialmente diviso ma che pian piano svilupperà la sua amicizia. Le caratterizzazioni sono tutte ben fatte, ogni personaggio è diverso e ha il suo spazio. Le caratterizzazioni dei personaggi sono simili a quelle del cartone animato, ma sono più mature e definite, anche per adattarsi al nuovo pubblico che è quello di VM14. Partiamo dalla nostra protagonista Bloom. Bloom, che io ho trovato leggermente stereotipata, come il classico adolescente americano. Nonostante questo, rimane relativamente simile al cartone, una ragazza inizialmente timida e leggermente manipolabile, che poi però comincia a sviluppare un proprio carattere, diventa un personaggio definito, forte e relativamente sicuro di sé. Per quanto riguarda sempre Bloom, l'ho trovata più manipolabile che nel cartone. L'ho trovata manipolabile soprattutto nei primi episodi, poi per fortuna questa è una cosa che via via scompare, il personaggio si va definendo e lei comincia ad acquistare un po' di forza e determinazione. Parliamo di Stella. Stella diversissima dal cartone, qui è una mezza bulletta. Un personaggio che fin dal primo istante ci risulta antipatico, parla poco, soprattutto all'inizio, ed è sempre un personaggio antipatico, ma scopriamo che lei è così, forse un po' per autodifesa, diciamo. Il personaggio di Stella ha un rapporto complicatissimo con la madre e questo la rende una persona cattiva con gli altri. Pian piano inizierà anche lei a definirsi come personaggio. Nel cartone animato Stella era la sua migliore amica, questo ruolo invece è andato un attimo ad Aisha. Aisha, che qui è molto più presente che appunto nel cartone, è diventata forse un po' più nerdina e ligia alle regole, ma anche lei pian piano si lascerà andare. Musa è la nostra fata empatica, in grado di percepire le emozioni altrui, e mi è piaciuta davvero tanto come personaggio, comunque ne riparleremo dopo confrontandola con la vecchia Musa del cartone. Terra è il nuovo personaggio che sostituisce Flora, ne è infatti la cugina, è una fata appunto della Terra. Il suo personaggio mi è piaciuto tantissimo, dal primo minuto all'ultimo è veramente simpatico, è un personaggio un po' più cicciottello, che sembra tanto carina e dolce, in effetti lo è, però nel momento in cui la si fa arrabbiare, ecco, preparatevi. Mostra tutta la sua forza e la sua determinazione, non è un
personaggio ha fatto da sottovalutare, l'ho letteralmente adorata. Penso sia uno dei miei personaggi preferiti in questa serie. In questa serie i poteri dipendono dalle emozioni. Questo permette di introdurre l'argomento del controllo delle emozioni nel periodo dell'adolescenza. La forza dei poteri dipende dalla forza delle emozioni. Gli viene insegnato a concentrarsi su quelle positive, ma affronteremo anche il discorso opposto, quindi lavorare sulle emozioni negative, che però scopriamo danno poco controllo sui propri poteri, arrivando a causare anche gravi incidenti. Una cosa che ho apprezzato tantissimo è il fatto che i poteri sono tutti diversi. Non hanno tutti gli stessi poteri, magari sono simili ma non sono gli stessi, oppure ci sono invece fate con gli stessi poteri. Questa è una cosa che ho apprezzato tantissimo e dà varietà ad Alfea. Altra cosa che ho apprezzato davvero davvero tanto è il fatto che Alfea e la scuola degli specialisti siano diventate entrambe sia maschili che femminili. Perché nel cartone era Alfa una scuola femminile e la scuola degli specialisti una scuola maschile. Il finale. Qui siamo nella parte non spoiler, quindi dirò semplicemente che è un finale mediamente aperto. Forse un po' troppo per i miei gusti. Adesso concentriamoci un attimo a confrontare la serie TV con il cartone animato. Come vi dicevo all'inizio, fare il confronto col cartone non ha davvero senso perché sono pochissimi gli elementi in comune. Infatti sono i nomi dei personaggi, i nomi del luogo e alcuni dei poteri magici. Fine. Comunque ci sta che abbiano fatto una cosa completamente diversa, anche perché se avessero preso paro paro la prima stagione del cartone animato sarebbe stato forse noioso, oltre al fatto che sapremmo come si risolvono tutte le singole situazioni e non ci sarebbero più colpi di scena. Se avessi dovuto guardare una serie TV live action della prima stagione del cartone animato, penso che mi sarei rivista il cartone animato, quindi ci sta che abbiano fatto qualcosa di completamente diverso, appunto anche per permetterti di restare sorpreso da quello che sono i personaggi, le scelte e i colpi di scena. Altro motivo per cui la storia è cambiata completamente è anche ovviamente il pubblico di riferimento, si tratta di un uomo 14 e non di bambini. Abbiamo cambiato alcuni dei poteri magici, infatti Musa da fada della musica è diventata empatica, scelta che mi domando da cosa sia venuta, ma apprezzo tanto questo tipo di potere magico, ci sta, davvero bello, mi piace. Soprattutto perché lei, insomma, si mette le cuffie per concentrarsi sulle proprie emozioni ed è una cosa che dovremmo fare un po' tutti, a volte concentrarsi sulle proprie emozioni e non fuggire da esse. Quindi è una cosa che ho apprezzato davvero tanto il personaggio di Musa. Per quanto riguarda i personaggi ci sono stati tantissimi cambiamenti. Non abbiamo Tecna, fada della tecnologia. A me andava bene sia che ci fosse sia che non ci fosse, per cui sono abbastanza indifferente all'argomento. Non c'è Flora, ma abbiamo sua cugina Terra. E abbiamo anche Sam, il fratello di Terra. Raven, che era uno degli specialisti, se non ricordo male, il fidanzato di Musa, qui è diventato invece un mezzo bulletto. E il fidanzato di Musa è Sam, il fratello di Terra, che è un nuovo personaggio. Beatrix, America, è nata un po' Stormy e rappresenterebbe più o meno tutte le Trix messe insieme. Abbiamo nuovi antagonisti, primi fra tutti i bruciati che si vedono già nel trailer, ma come vi dicevo all'inizio non saranno gli unici. Per quanto riguarda la madre di Bloom, nel cartone l'abbiamo vista pochissimo, ma comunque le due avevano un ottimo rapporto. Qui non è così. Oltre a questo la madre mi è sembrata un personaggio leggermente incoerente, ma diciamo che come personaggio secondario un po' di coerenza ci può anche stare. La trasposizione dal cartone animato alla serie secondo me è stata resa abbastanza bene, nel senso, Bloom quantomeno ha i capelli rossi ed è una cosa a cui io ci tenevo perché avendo i capelli rossi mi sarebbe dispiaciuto tantissimo se uno dei pochi personaggi che li hanno puff a caso fosse diventato castano, cioè no, mi sarei arrabbiata tantissimo. Quindi sono molto molto... Le trasformazioni, quei ballettini con quella musica che ti stava in testa per giorni, se non per anni. E sì, io mi ricordo ancora le canzoncine. Quei balletti di trasformazione che tu stavi lì sempre a dirti, intanto i cattivi che fanno, si girano i pollici perché non attaccano, ma nel senso è un cartone animato, queste domande te le fai quando sei un po' più grande. Oltre al fatto che un paio di volte se ne erano state pure prese in giro per questo balletto. Comunque, trasformazioni a cui ero in qualche modo affezionata qua sono sparite. Giustificato veramente bene, si sono evolute tecnicamente, ma in realtà si sono involute e quindi hanno perso la capacità di trasformarsi. Ottimo, ci sta, giustificato davvero bene, una cosa molto credibile. Stesso discorso anche per quanto riguarda le ali. Il fatto che abbiano tolto le trasformazioni ci sta perché non avrebbe avuto senso in una serie come questa, che vuole essere un po' più matura, un po' più dark, andarci a inserire dei balletti.
Per quanto riguarda il finale, siamo ancora uno spoiler, vi dico semplicemente che è aperto e nelle stagioni del cartone animato non erano mai così aperti. Erano sempre loro che sconfiggevano il cattivo e fine, e la stagione nuova erano loro che avevano una nuova trasformazione da scoprire e un nuovo cattivo da abbattere. Qua invece così non è proprio andata. Ma ne parleremo dopo nella parte spoiler. Parte spoiler che comincia adesso. Se non avete finito la serie, andatevela a finire. Finiamo con la trama. Velocemente si scopre che Bloom è una changeling ed è quindi super determinata a scoprire chi siano i suoi effettivi genitori naturali. La scoperta di chi siano i genitori naturali di Bloom sarà quello che porterà avanti la serie. Nel finale Bloom sconfigge i bruciati. Ah, e ovviamente Bloom si è messa con Sky. E le Winx diventano finalmente tutte amiche. Partiamo proprio dal finale con l'ultima scena, l'ultima inquadratura della serie. Ovvero il cambio dei docenti. Le ragazze sentate sulla Terra tornano e si trovano davanti la nuova preside, il nuovo insegnante degli specialisti e abbiamo anche la regina Luna lì per un attimo ufficializzare le cose. Comunque sappiamo, perché abbiamo visto quello che succedeva ad Alfea, che sono cambiati tutti i docenti. La preside vecchia sembra morta e secondo me è effettivamente morta, secondo me Farah è morta. La nuova preside è quella un po' pazzerella che teneva Moni chiusa sotto la scuola, che secondo me sì, è pazza, quindi una preside pazza non è proprio il massimo. E il padre di Sky, Andreas, che non è effettivamente morto, è tornato e a quanto pare diventerà il nuovo docente degli specialisti. Si è anche scoperto che secondo la leggenda i bruciati sono stati creati dalla fiamma del drago tipo 1000 anni prima ed è la stessa fiamma che può tipo distruggerli, infatti Bloom è la fata della fiamma del drago. E questo spiega perché è così potente e perché sia riuscita a farsi comparire le ali nell'ultima scena. Come vi dicevo, il finale è aperto perché abbiamo questo cambio di docente che non si sa cosa porti e la cosa dei bruciati che non sono effettivamente finiti. La nuova preside ci ha detto in una delle precedenti scene con Farah che ci sarà una guerra contro chi non si è capito, comunque questa guerra è in arrivo, e anche il fatto che non si è effettivamente scoperto chi sia il genitore di Bloom. Quindi ditemi voi se questo non è un finale aperto. Hanno sconfitto i bruciati, quindi non è completamente aperto, però insomma dai. Allora, parliamo un attimo della regina Luna, che a me è sembrata antipatica dal primo istante che l'abbiamo vista praticamente, ma soprattutto c'è un'altra cosa. Il fatto che chi controlli la luce può creare illusioni. In una scena lei dice, controlli la luce, controlli quello che la gente vede. E fa un'illusione nell'ufficio della preside. Ecco allora, il fatto che possa creare illusioni non è un tantino troppo, non la rende un pochino troppo forte? Ma comunque, oltre a questo, a me è venuto un dubbio. Nell'ultima scena, quando è comparso Andreas, a me è venuto un dubbio. Siamo sicuri che quello sia Andreas? Perché, come vi dicevo, la regina Luna può creare illusioni. Quindi potrebbe essere un'altra persona a cui la regina sta facendo praticamente l'illusione e farlo sembrare Andreas. Perché tra l'altro non è invecchiato neanche di un giorno. Io ho questo dubbio. Spero non sia così perché io le illusioni non le apprezzo particolarmente. Le leggo davvero poco sia nei libri che nelle serie TV che nei film. Però poi va bene, poi cominciano davvero a stufarmi e a darmi noia. Quindi spero che non sia così. Ma il dubbio mi rimane. Secondo me il primo ad accorgersene sarà Sky, se non è lui. Piccolo confronto con il cartone animato, mi soffermo sullo changeling, ovvero Bloom. Si sono inventati un termine, cosa davvero bella, ma se non ho capito male è un termine già presente in alcune leggende europee. Non si è ancora scoperto chi sono i genitori di Bloom e io spero che siano i regnanti di Domino. Cioè spero che Bloom sia l'ultimo principessa di Domino come nel cartone animato. Forse sarebbe un po' scontato, appunto perché è una cosa ripresa dal cartone animato, però è una cosa che io vorrei tantissimo, cioè a me piacerebbe che Bloom fosse di Domino. Una scena che ho apprezzato tantissimo è stata quella della trasformazione di Bloom in cui praticamente le spuntano le ali di fuoco e uccide tutti i bruciati. Davvero bella, in qualche modo epica, l'ho apprezzata tantissimo. Altra cosa che mi è piaciuta davvero tanto è il fatto che quando le ragazze usino i loro poteri gli cambi praticamente il colore degli occhi, delle iridi, gli diventi praticamente del colore del loro elemento. Ok, qui si conclude la parte recensione, adesso andiamo un attimo alle teorie. Allora, secondo me tra
Kai e Beatrix avremo dei problemi. Quasi sicuramente Bloom cercherà di scoprire chi sono i suoi genitori e spero che arriviamo a qualche conclusione, perché se la tiriamo troppo per le lunghe non ne usciamo più. Il rapporto tra Stella e la madre, spero che andiamo da qualche parte, ma ne dubito fortemente. Quantomeno spero che Stella rimarrà ad Alfea, anche visto che la Brasile è cambiata, quindi la madre non dovrebbe avere particolari problemi. Il fatto che la preside sia cambiata, secondo me, introdurrà un bel po' di differenza all'interno di Alfea. Secondo me Rosalind cambierà Alfea. Bene, la recensione si conclude qua. Fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate. Lasciate un pollice in su se il video vi è piaciuto, iscrivetevi e attivate la campanellina delle notifiche per non perdervi nessun nuovo video. Qua sotto in info box trovate anche i link al mio Instagram e al mio Goodreads. Vi ricordo di seguirmi anche lì. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!